parla della figura di Giuseppe Verdi, agricoltore. È un progetto che è frutto della collaborazione tra le nostre classi e alcune associazioni e istituzioni locali, come la Casa della Memoria, l'Associazione Terre Traverse, la provincia di Piacenza e i comuni di Villanova, Besenzone e di Busseto. Prima però della presentazione di questo video che servirà per promuovere il territorio della nostra provincia in vista di Expo 2015, con il supporto di alcune immagini vogliamo illustrarvi le basi che hanno appunto caratterizzato questo progetto. Il percorso è iniziato nei mesi di dicembre e gennaio. A dicembre con una conferenza stampa volta ad illustrare le finalità e gli obiettivi del progetto, e poi nei mesi di gennaio con una serie di incontri effettuati con alcuni esperti e docenti che ci hanno parlato delle tematiche in questione. Con le sue parole, con la sua musica nelle terre,
in cui, nonostante la fama mondiale, ha deciso di trascorrere gran parte della sua vita. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona vita di quanto si in questo momento sono come un cavallo svegliato che sia stato in scuderia un inverno intero. Allora una macchia di colpa creato.
tanto bella, calmata la campana, che la gran parte dell'anno la lascia in crisi, molto forte. Non ci sono sgradevole, solo il ritmo dei consueti lavori artigiani. Sono lavori molti cuore, perché queste parti non fanno che i fondi mi tirano un centesimo in più. Qua la gente guadagna e le più rilascio. Con il massimo piacere di avere